Cioè, questo enigma qua purtroppo mi sembra che anche Derek ci sia spaccato sopra pesantemente, non riusciamo a capire qual era. Allora, quindi mi ha detto 8, 1, 2, 4. E infatti, vedete. Ma queste cose qua, cioè, mi ricordavo proprio che non eravamo riusciti a farlo, perché io di solito sono uno che gli enigmi, a meno che non sono proprio messo malissimo, non sto a guardarli o altro, però. Vabbè, può capitare che uno magari ha messo proprio male, male, male e dice ok, li guardo. Rapporto interruzione della fornitura idrica. La fornitura dell'acqua dell'edificio principale si è interrotta per motivi indeterminati. Tuttavia, un unico lavandino nel laboratorio di scienze al terzo piano dell'edificio principale, due, è ancora funzionante. Pare che questo stia turbando gli studenti. Saranno eseguiti importanti lavori di riparazione per risolvere il problema. Ok, questo qui lo sapevo. Altre cose qua non ne vedo. Da aprire, niente, non mi dà niente. Qua c'è un altro documento. Jin Won Kim, 22 1970, musica, famiglia. Osservazioni. Morto suicida all'interno della scuola nel 2000. Nessun familiare o amico si è presentato dopo la sua morte. Fin dall'inizio sembrava asociale ed esibiva atteggiamenti eccentrici. Creò e sparse voci di un complotto intorno a una scuola, mostrava segni di paranoia, chiudeva con un lucchetto la stanza del materiale di musica per impedirne l'accesso ad altri e nascondeva la chiave dello sgabello nel pianoforte, così che nessuno lo trovasse. Nel periodo in cui morì era sotto stretta sorveglianza, non si esclude la possibilità di un omicidio, ma dato la gravità delle prove reperite, il suicidio è l'ipotesi più probabile. Era una studentessa modella nei primi 2 anni, ma poi i suoi voti cominciarono a peggiorare nel terzo. La causa del suo calo di rendimento non è nota, non sembrava aver problemi a scuola o a casa. Fu trovata morta a scuola in assenza di prove. Aspetta, Na Jung Han. Fu trovata mo morta a scuola in assenza di prove di omicidio e si stabilì che morì suicida per impiccagione, che è quello che abbiamo trovato. Questo qua è il professore di musica che troveremo poi nell'aula di musica. Sconosciuto. Persona delirante. Ha cominciato a vagare intorno alla scuola 2 o 3 anni fa. A volte entra nella struttura scolastica, ma non mostra atteggiamenti preoccupanti. Potrebbe essere coinvolto nell'incendio di 3 anni fa, ma non si sono prove a dimostrarlo. Presenta una particolare sensibilità agli allarmi, incendio e sicurezza, che le causano attacchi epilettici. Ok, questo qui è uno dei boss che troveremo più avanti. Allora, aspetta. Allora, qua vediamo un po' se magari si trova qualcosa. No, aspetta, l'ultimo potevamo cliccarlo. No, non ci fa cliccare. Maniglia in legno? Fammi vedere. Perché non mi fai zoomare? Ah, probabilmente perché prima devo far qua. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Qua dobbiamo far sì che coincidano i vari pezzi, praticamente, ragazzi. Fin quando non coincidono, non possiamo far niente. Quindi in realtà questo qui dovrebbe andare così. No. Vediamo così. No. No. Quindi non è questa la disposizione giusta. No. No. Ok. Più o meno, forse. Forse ci siamo. Ah, boh, qua è semplicemente che bisogna fare un paio di giretti e capire come caspita metterli. Se mettiamo tipo così, non si può. Ah, aspetta, non è che bisognava metterlo. No, non si bisogna spostarli. Mi ricordavo che si potessero anche spostare per quello. Stavo dicendo, infatti, cavolo, si posso spostare. No. Allora, vediamo un po' come mettere a posto queste cose. What? Perché si è spenta la luce? Oh, non scherziamo, eh. Mi stai trollando? Il bidello, bidello.
cazzo mai visto? Come cazzo mai visto? Porco due, come cazzo ha fatto a vedermi? Perché poi spiegami anche come cazzo è possibile che... Cioè, come cazzo ha fatto a vedermi? Ora spiegami come cazzo ha fatto a vedermi. Cioè, la luce non si vedeva neanche. Ma porca puttana. Ma porca puttana. Ragazzi, dobbiamo prenderci un mega vita perché qua altrimenti moriamo male, cazzo. Sto stronzo di un bidello, porco due. Cazzo, ti sei incantato adesso? Muoviti un po' ad andartene. Ci manca giusto il fantasma che venga a rompere i coglioni. Allora, oggetti da cura. Ok. No, ne prendo due, così sono tranquillo. Ma porca puttana. Tu guarda il cazzo di bidello se doveva venire a rompere i coglioni proprio a me. Vabbè, adesso torniamo comunque lì dal... Ma non ho capito perché continuava ad andare via la luce. Cioè, questa era enigma enorme. Basta, su! Togli sto cazzo di occhiettino di merda. Sul serio ancora qua davanti? Cioè, ma io non ci credo che è qua davanti. Dai, cazzo. Vattene via, su. E niente, l'occhiettino c'è ancora. Oh, esci? Fammi un po' vedere le stanze che sono aperte al secondo, tutte sono aperte. Oh cazzo! Ragazzi, non c'è più il manichino. Perché non c'è più il manichino? Minchia, qua mi prendo giù uno spavento di quelli mega galattici, ho già capito. Dai, dove cazzo è il fantasma? Lo so già che vuole arrivare il fantasma. Se il bidello se ne andasse fuori dai coglioni, magari... Ma lui è ancora qua. Infatti è ancora qua il bidello, romper le palle. Lo so che è troppo buio che non vedi. Dai, su bidello, togliti dalla minchia, forza, non posso stare qua 1000 ore. Ad aspettare che ti togli dalla minchia. Ecco, bravo, vattene, va. Dai, porta via i maroni. Da qua. Ok. Forse ce la possiamo fare se si muove. Ti muovi ad andartene? No.
Comunque è inquietante che non ci sia più lo scheletro, ragazzi. In effetti lo scheletro era su di sopra. Dai, bidello, forza, cazzo. Togliti dalle palle. Mi continuo a muovere solo per il fantasma. Prima o poi se ne andrà, eh? Per forza deve andarsene. Lo sento sulla sinistra, quindi dovrebbe essersene andato, forse. Ok, se n'è andato. Allora, il problema adesso grosso è che... Vabbè, intanto andiamo nella sala del preside e cerchiamo di fare sta cazzo di cosa. Scusate. Esatto, chiudi sta cazzo di porta. Ora spiegami come cazzo ha fatto a vedere la luce dal preside. Spiegamelo ora. Perché se me lo dovete spiegare, come cazzo ha fatto. Maniglia in legno. Ma scusami, eh. Ciò qua non capisco io, eh. Ah, aspetta, aspettate, aspettate che ho visto. Allora, quello lì è messo tutto in qua. Questo qui è messo tutto in qua. Quindi quell'altro devo mettere tutto in su? Proviamo a vedere. Cioè, hanno tutte forme diverse, quindi potrebbe anche darsi che devi mettere semplicemente in su. Proviamo a vedere in su, oppure li mettiamo nella stessa combinazione dell'altro. Ok, così non va bene. Vediamo tutti in giù. Non va bene anche così. Quindi se... Aspetta. Ok, proviamo tutti i laterali. L'ho aperta, attenzione. Che cos'è che ho aperto però? Questo? Ah. Una videocassetta trovata nell'ufficio del preside, non ha etichetta. What? Ah, ok. Ottimo. Maniglia di legno. Una maniglia di legno. Sembra che serva a bloccare un qualche passaggio che prima o poi non... che prima non si è riuscito ad aprire. Sapete? Aspettate, ragazzi, ho capito! No, ragazzi, che cosa ho appena scoperto? Fermi tutti. Vabbè, qua non possiamo fare un cazzo, ho capito. Qua c'è un qualcosa per poter mettere la cassetta? Vediamo. Quella lì dovrebbe essere l'aula insegnanti, se non ricordo male. Ok, quindi c'è qualcosa là sopra, perfetto. Testa di cazzo arriva altrimenti. Dobbiamo fare molta attenzione qua. Quindi aspettate, noi dobbiamo andare adesso. Ufficio insegnanti, questo qua a fianco a noi. Quindi era qua lo stronzo. Vabbè, forse abbiamo visto la cassetta, immagino avremmo visto. Fatemi un po' vedere se c'era ancora la cassetta. Utensili. Vari. No, infatti non c'è più la cassetta, mi sa che l'abbiamo appena vista. Bidello!
Ti togli dalle palle, ti prego. È un poco palloso il bidallo ogni tanto. Nel secondo piano è molto più, cioè in questa parte qua è molto più bastardo rispetto che nell'altra. Nell'altra in qualche maniera riesce anche a toglierlo dalle palle. Ma in questa invece è molto più bastardo, ma proprio molto di più. Tra l'altro lo sento a destra, non posso neanche tipo andare perché lo sento a destra. Lo sentite che sente proprio i passi che è a destra? Boh, vorrei uscire e andare nella stanza qua a fianco, il problema è che mi inchiappetta. Mi sembra che stia andando lontano, allontanandosi. Fammi un po' vedere quante ce ne sono solamente l'ufficio del tutor. Ok. Piano. Lì c'è qualcosa. L'avevo visto adesso. Ok, il bidello è ancora laggiù. Vattene via. Ok, forse riusciamo a toglierci dalle palle. Ma veramente stai tornando di qua? Ma sul serio? Oh, togli. Cioè, non ci credo che sta tornando di qua. Proprio in questo punto qua. Sta tornando. Cioè, pensavo di essermelo tolto dai coglioni. Non ci credo, ragazzi. Cioè, adesso tra poco arriva qua e mi vedrà. Volete vedere? Forse no, forse c'è la botta di culo che non mi vede. Perché sono nascosto bene. Chiude la porta, bravissimo. Ok, quindi non posso fregare il bidello, cioè continua a stare su questo piano a quanto pare. Devo per forza passare nell'aula qua a fianco, appena lui arriva più o meno verso l'infermeria. È l'unica. È l'unica cosa che posso provare a fare. Proviamo a farla così allora. Facciamo la sporca. Appena vediamo l'occhiettino che scompare, mi avvio subito fuori. Basta non essere nel suo raggio comunque dell'occhio. Comunque io vorrei capire come cazzo fanno quelli a livello difficile che non sanno quando cazzo è ancora nel raggio. Cioè, a difficile inferno. L'occhio non lo vedi. Vai. Che chiavi ci sono qua? Chiave ufficio insegnanti 2. Ok. Chiave ufficio insegnanti 2. Eccolo lì. Al secondo piano. Noi siamo al primo. Dove scendi? Ma visto che c'è sempre lui che è in mezzo ai coglioni, suppongo anche che si possa fare easy. Cioè, prima o poi se ne deve andare per forza a vedere i coglioni. Ok. Vorrei solo sapere dove cazzo è. Anche perché non sento neanche le sue cazzo di chiavi. Quindi mi sorge il dubbio che.
Ok. Dove cazzo sei? È al piano di sopra. Cioè, non ci credo, è al piano di sopra, ragazzi. Non è al piano di sopra. Cioè, aspetta. Ok. Qua nel frattempo entra acqua. Devo entrare in questa stanza qua, direi. Accendo. Perché scusa? Nastro misterioso. C'è qualcosa registrato su questo nastro, ma la registrazione al contrario ed è indecifrabile. Ok. Attenzione. Simpatica lei, eh? Ti stavo aspettando. Che problemi ha? Che problema hai? Oh cazzo! Tan tan tan. Perché tra poco passiamo ad un'altra fase dei fantasmi. Boh, era un pezzo così questo, tipo, lei doveva spuntare. Documenti. Annuncio corso. Nuovo corso di matematica avanzata. Per meglio incoraggiare gli studenti a eccellere in matematica, stiamo disegnando l'aula comune 3, anno settimo, come la nuova... immagino aula di matematica avanzata. D'ora in poi gli studenti più bravi in matematica ricevono lezioni consone a loro livello nella quinta ora. Preghiamo tutti gli insegnanti di aule comuni di comunicare questo ai loro allievi e di preparare una lista degli studenti qualificati entro la prossima settimana. È tutto. Noi avevamo trovato quelle traghettine, se vi ricordate bene. Ah, boh, documento. Relazione alla situazione della scuola. Titolo di Cerina appropriata a scuola. Giochi come la caccia al tesoro sono sempre più in voga tra gli studenti. Non si tratta però di una comune caccia al tesoro, bensì della ricerca di un CD appartenuto all'insegnante di musica che si è suicidato all'interno della scuola lo scorso anno. Gira la voce che il signor Kim, insegnante di musica, prima di morire abbia lasciato un CD contenente le sue ultime parole, il segreto della scuola. Secondo gli studenti, gli indizi lasciati dal signor Kim vengono ritrovati di tanto in tanto, alimentando la credibilità di tali voci. Questa ricerca è arrivata a intralciare le lezioni. Addirittura si sa che alcuni studenti hanno scommesso ingenti somme di denaro relativamente al ritrovamento. Si raccomanda a tutti gli insegnanti di aule comuni di prendere atto di questa situazione e di prestare particolare attenzione al problema. Ok. Ok, perfetto. Perché intanto qua, boh, vabbè. Qua niente. E qua niente. Mi piacerebbe poter aprire tutti questi qua. Tutte queste, diciamo, queste parti qua. Che tra l'altro non mi ricordo se quando avevo fatto la prima run l'avevo aperta. Sapete, ragazzi, non mi ricordo proprio. Può darsi di sì, come può darsi di no. Però. Vabbè. Io spero sempre di trovarci dentro oggetti, ma qua non trovi mai un piffero.
Comunque sono convinto che qua la manopola serva nel primo piano dove stavamo prima, secondo me. È la parte dove ha più senso che serva quell'oggetto lì, secondo me. O forse è proprio l'unica parte dove mi sa che conviene utilizzare quell'oggetto lì. Poi boh. Qua? Niente. Come al solito, cioè non c'è un cazzo, io non capisco perché, cioè hanno messo questi affari qua per, vabbè, metterti lì e decidere, ok, che devi. Qua c'è anche una combinazione, però non me la fa neanche guardare, proprio zero. Che strano. Ok, niente. Qua? Ah. Attenzione, qua mancano qualche lettera, ma qualche lettera ce l'abbiamo. Ne mancano ancora due, però, di queste lettere. Mi sorge il dubbio che si completerà quando avremo tutte le lettere. Ok. Spilla. Ottimo. Di spille ne avremo bisogno di parecchie, di spille. Infatti non mi ricordo mai dove cazzo sono, cioè sono molte che sono iper nascoste. Cioè tipo per trovarle devi, non so, di distruggere mezza scuola, cazzo. Neanche i fantasmi la distruggono così la scuola. Ok, qua c'è un'altra diceria. O qualcos'altro comunque. Chiave del laboratorio di scienze. Ottimo! Ci serviva giusto, giusto. Docenti. Avviso nel stato docente, gettate l'impianto a stereo rotto che si trova nella stanza di materia di musica. La diceria che esso si accende da solo sta alimentando ancora più confusione nella comunità di studenti, che è già allo sbando. Gli studenti si rifiutano persino di entrare nell'aula di musica. Siccome apparteneva a Jin Won Kim, che si è suicidato l'anno scorso, si prega di metterlo via insieme ai suoi altri effetti personali nella stanza oggetti smarriti. Ok. Quindi abbiamo la chiave di scienze, dell'aula di scienze, che è al terzo piano, naturalmente. Ok, andiamo nell'aula di scienze. Tasto della macchina, la E, ce ne manca uno solo, ragazzi, di tasto, attenzione. Vediamo un secondo. Eh sì, ce ne manca l'ultimo, però non ce la fa ancora mettere, naturalmente, perché al momento non ci serve. Via. Allora, quindi dobbiamo andare al terzo piano. Terzo piano. Oh, porco due. Fermi tutti. Ah, vabbè, l'aula di scienza è la prima. Apro e dentro. Ma la cosa che mi interessa è guardare quel cazzo di manichino bastardo che non faccia casino. Ok, il bidello comunque è su sto piano qua. Vabbè, ci può stare. What? Oi oi, non scherziamo, eh? No. Porca troia, ragazzi. Mi sto cacando in mano. Eccola, vaffanculo. Ti avevo già visto che stavi arrivando. Ok. Questo qui è il terzo. Quale cazzo è quello che funziona di acqua?
C'è uno che funzionava di acqua, ma non mi ricordo quale cazzo ha. Forse uno di questi. Comunque qua mi inquieta sempre. Mi sembra sia questo. Però al momento non viene molto calcolato. Scusate ragazzi, ma tanto lo sapevo che stava arrivando, quindi ho preferito farla subito, togliercela dai coglioni. Perché sì, puoi anche scapparle, ma sinceramente è più l'angoscia di scappargli che altro, e sinceramente poi non ce ne voglio.